Scusate la mia faccia, ma ho appena ricevuto una brutta notizia e oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo. Affida il suo sfogo ai social Federica Pellegrini, rendendo partecipi i suoi sostenitori. Prima la febbre, poi il mal di gola, ha interrotto gli allenamenti e poi il tampone. Ha sentenziato per lei la positività a quel virus che, come lei, ha fatto slittare in questo periodo allenamenti e gare a molti campioni. Sarei dovuta partire lunedì per la ISL raggiungendo la mia squadra, gli Aqua Centurions a Budapest. E invece ovviamente non sarà così. Avevo molta voglia di tornare a gareggiare. Mi dispiace veramente tanto per tutto, per me che avevo cominciato l'anno bene, che mi stavo allenando bene, che non vedevo l'ora di ricominciare una stagione normale. Ma quest'anno di normale c'è stato ben poco, per quanto la nuotatrice di Spinea abbia voglia di rimettersi in vasca, dovrà aspettare 10 giorni. Le tocca rifermarsi di nuovo, dice in lacrime. Pianto fino adesso, cercheremo di prendere il lato positivo della cosa, anche se per adesso mi sfugge. Questo è l'annuncio di ieri e oggi il primo giorno di questo diario virtuale in cui aggiorna i fans sulle sue condizioni. Comincio ad avere molto meno mal di gola, però a tossire e niente. Anche i dolori stanno cominciando ad andare via, i dolori muscolari. Sta meglio e dalla sua ai concittadini che le fanno forza. Le auguro che tutto si risolva più velocemente possibile e al meglio. Tanti auguri. Ma la panoramica nazionale di tanti atleti, risultati positivi al Covid come Valentino Rossi o Ronaldo, offrono lo spunto per una riflessione sullo sport in generale. Sono quelli che conducono una vita molto più regolata di altri. Certo che fanno possibilità di essere a contatto con un maggior numero di persone, a seconda dello sport che praticano. Loro fanno una vita differente alla nostra, è più probabile che il virus se lo prendano. Stanno a contatto con tante persone, dice lei. Dopo bevono lo champagne, si passano la bottiglia l'uno con l'altro, è ovvio che qualcosa succede, no? Secondo me dovrebbero chiudere gli sport, visto che ci impediscono di fare a noi calcetto queste cose, eppure loro continuano a giocare.